Ok, intanto mi presento, io mi chiamo Alessandra Brugnoni, okay. Sono una psicologa psicoterapeuta che lavora presso studi cognitivi e da quest'anno appunto insieme a studi cognitivi abbiamo strutturato proprio all'interno della sede di Modena un percorso per i disturbi di personalità. Motivo per il quale stiamo, insomma, questo è l'ottavo incontro, ne avremo altri per tutto il 2021, di incontri in cui parliamo di aspetti, di aree importanti per quanto riguardano appunto i disturbi di personalità. Per chi non lo conoscesse, Studi Cognitivi è una scuola di psicoterapia riconosciuta dal MIUR, che ha diverse sedi in tutta Italia, da Milano, Genova, Mestre, appunto Modena, San Benedetto, e in ogni sede c'è anche un centro clinico. E Studi Cognitivi ha anche un web journal che appunto è State of Mind, e all'interno delle varie sedi appunto ci sono questi centri di ricerca nei centri clinici, e in maniera particolare appunto da quest'anno, l'anno scorso, beh, si è formato e più strutturato da quest'anno. All'interno dei centri clinici ci sono dei centri specialistici, e a Modena il centro specialistico appunto di Clinica Italiana di Psicoterapia è un centro per i disturbi della personalità. Quello che abbiamo strutturato appunto è un programma intensivo di 3 mesi che è strutturato dal lunedì al giovedì, in cui il paziente viene per effettuare un percorso ambulatoriale di gruppo, e per quanto riguarda dal lunedì al giovedì fa una prima parte dall'1:30 alle 18, c'è cioè una prima parte in cui vengono effettuati 2 volte alla settimana gruppi che fanno riferimento al modello dialettico-comportamentale della Marshall-Linehan, un gruppo per quanto riguarda l'aspetto della mindfulness, che è sempre centrale, elemento trasversale di tutti i moduli di cui si occupa appunto il modello della Marshall-Linehan, la terapia dialettica. E poi abbiamo inserito un gruppo che fa riferimento al modello di Adrian Wells sul rimuginio e la ruminazione, proprio fondamentalmente collegato all'idea che rimuginio e la ruminazione vanno ad aumentare l'intensità dei nostri stati emotivi. Poi, nel secondo momento, questi gruppi vengono fatti e condotti da psicoterapeute, appunto, tutte formate. E nella seconda parte del pomeriggio, invece, ci sono delle tecniche della riabilitazione che fanno esercitare, tra virgolette, le persone del gruppo nelle abilità che abbiamo prima introdotto, strutturato, compreso e capito, proprio nel fatto che c'è sicuramente è importante sicuramente l'apprendimento di nuove abilità, ma anche il poterle esercitare e potenziare. E poi il venerdì è dedicato invece ai momenti e ai colloqui individuali. All'interno del centro, se ci dovesse essere bisogno, c'è anche la presenza di uno psichiatra. E poi c'è invece il gruppo per i familiari, il venerdì solo per i familiari, senza le persone del gruppo, appunto, che segue un po' il modello del multifamily group e i riferimenti di Gunderson. Questo appunto percorso lo strutturiamo nei 3 mesi un po' seguendo i moduli proprio del protocollo. E il nostro gruppo appunto è partito a settembre, adesso si concluderà a dicembre, e poi a gennaio appunto ci sarà un nuovo gruppo. Quindi anche oggi, attraverso questo webinar, cerchiamo di portare proprio l'attenzione sulle problematiche dei disturbi della personalità, tenendo in considerazione varie sfaccettature. In maniera particolare, oggi, grazie alla dottoressa Giannotti, diciamo, ci interesseremo più dell'aspetto dell'adolescenza e del passaggio dall'adolescenza all'età adulta, mettendo proprio il focus sulla gestione delle emozioni. Quindi in questo momento vi lascio appunto, lascio lo spazio alla dottoressa, così che possiamo sentire ed ascoltare il suo intervento, e poi lasciamo per la fine domande o riflessioni che volete condividere con noi, che potete farlo appunto attraverso la chat. E
quindi buon ascolto e grazie Morena di aver partecipato al nostro invito, di aver accettato. Allora, grazie a te. Ci fate solo sapere se non c'è interferenza nell'audio perché siamo nella stessa stanza con i PC vicini, ma ci sembra stia andando tutto bene. Allora, io appunto sono Morena Gianotti, psicologa, psicoterapeuta, io lavoro qui a Studi Cognitivi e mi occupo nello specifico dell'età evolutiva, quindi lavoro con i bambini e prevalentemente con gli adolescenti. L'obiettivo di oggi, come ci diceva Alessandra, è quello di cercare di capire cosa succede in questo delicato. Ah, dunque, un attimo solo, perfetto. Adesso dovrebbe andare, giusto? Sentite la dottoressa. Dovrebbe andare. Vediamo. Perfetto. Allora, forse devo ricominciare. Avevamo appunto spento i microfoni per non fare interferenza. Allora, spero di non ripetere che non abbiate davvero sentito. Comunque, io sono Marina Gianotti, psicologa, psicoterapeuta, lavoro qui a Studi Cognitivi a Modena e mi occupo nello specifico dell'età evolutiva. Quindi lavoro con i bambini e nello specifico con gli adolescenti, che è diciamo così, il target su cui oggi ci concentreremo. Nello specifico, quello che ci interessa e quello che avevamo condiviso con la collega appunto Alessandra Brugnoni era una riflessione sulla fatica nella gestione delle emozioni, fatica che riscontriamo specialmente negli adolescenti o nel passaggio, diciamo così, dall'adolescenza all'età adulta. Diciamo che sottolineiamo intanto questo aspetto che è forse la caratteristica centrale, ovvero quella di definire un'età dell'adolescenza. Allora, sappiamo che la preadolescenza, tra virgolette, ha un inizio intorno agli 11 anni, poi sappiamo anche che c'è una grossa differenza tra i maschi e le femmine in questo senso, legata chiaramente a una crescita proprio fisica, a uno sviluppo ormonale che favorisce un anticipo di almeno un anno e mezzo delle ragazze rispetto ai ragazzi. Quindi la preadolescenza, però in generale si riconduce ad un inizio, insomma, che avviene attorno agli 11 anni e si parla invece di adolescenza, quindi la preadolescenza la chiudiamo intorno ai 13-14 anni, si parla di adolescenza invece a partire dai 14 anni. Quello che ci interessa però rispetto a questa riflessione di oggi è il fatto che non riusciamo a stabilire una fine dell'adolescenza, quindi il passaggio dall'adolescenza all'età adulta è un passaggio che potrebbe avvenire anche molto tardi. Sono muta. Aiuto. Come sono muta? Ah, va e viene. Ma si vede così, ma perché io ho l'audio acceso. Sì, è tutto a posto. Ah, il video è lento, va e viene, ma io spero che se non sentite, segnalate perché a noi risulta tutto regolare, diciamo. Perfetto, va bene. Allora, scusate le continue interruzioni. Ecco, vi dicevo quindi che spesso ci troviamo a lavorare in studio con degli adulti per età, perché chiaramente la conclusione dell'adolescenza non la possiamo fissare ai 18 anni, che è, tra virgolette, no, quello che culturalmente viene definito essere l'ingresso in età adulta. E ci troviamo con delle persone anche molto grandi, di età, molto grandi, intendo 25-30 anni, che hanno ancora, a volte succede anche più tardi, no? Si parla di sindrome di Peter Pan. Abbiamo persone che sono appunto trentenni, 35 anni, che
comunque hanno ancora grosse delle difficoltà legate a delle tematiche tipicamente adolescenziali. Quindi già questa fatica, diciamo così, di stabilire una fine di questa fase adolescenziale ci mette nella condizione di fare riflessioni che sono in realtà molto diversificate. Quindi quando parliamo di adolescenza è difficile di passaggio dall'adolescenza all'età adulta, è difficile fare generalizzazioni perché, come potete immaginare, dentro questo calderone ci sono persone di età molto diverse, chiaramente persone con storie, adolescenti o che arrivano appunto in età adulta con storie anche di vita molto diverse, percorsi diversi, sesso diverso fa la differenza, e soprattutto quello che è importante sottolineare è che chiaramente si arriva in adolescenza dove l'obiettivo è quello di svolgere un importante compito evolutivo, che è quello dell'autonomia, ecco, ci si arriva all'interno di nuclei familiari, di contesti familiari decisamente molto diversi, quindi fare delle generalizzazioni può essere molto difficile. Cercheremo oggi di tracciare qualche percorso adolescenziale prototipico, tra virgolette, con l'interesse particolare rispetto alla capacità o la modalità di gestione emotiva all'interno di questi percorsi. Ecco, quello che spicca, che sicuramente è comune in adolescenza, all'ingresso dell'adolescenza, quindi parliamo di 13-14 anni, è questo elemento che accomuna tutti i ragazzini o ragazze, insomma, che è l'immaturità. Quindi spesso, accogliendo i genitori, no, ci troviamo a disquisire su questi, su dei comportamenti, tipo mi viene in mente la signora di 3 giorni fa, che è stupita, raccontava che il figlio 14enne in un supermercato a fare la spesa ha preso una palla in vendita e si è messo a palleggiare col pallone, no? Ecco, questa immaturità che molti genitori vedono come un problema in adolescenza, in realtà è proprio un elemento di salute. Se un adolescente non fosse immaturo, non sarebbe pronto al percorso, al processo che lo attende in questa fase delicata di vita. Abbiamo anche il problema opposto, infatti, spesso, non spessissimo, perché generalmente questi adolescenti in una fase iniziale non danno difficoltà, quindi non li incontriamo in ambito clinico, però succede anche di trovarsi di fronte ad adolescenti, giovani adolescenti, quindi 14-15 anni, molto molto maturi e molto responsabili, che con i quali confrontarsi è particolare, perché si ha la sensazione di avere di fronte un adulto. Spesso viene proprio da dare del lei, cioè sono in una fase di vita che non è congrua per altre caratteristiche alla loro età, quindi l'incrementato senso di responsabilità in adolescenza non è una caratteristica che ci fa dire: cavoli, ci è andata bene e questa anche questo periodo passerà senza difficoltà. Anzi, quindi ritornando a questo concetto centrale, che è appunto l'immaturità e che è il filone, diciamo, conduttore dell'adolescenza, e che poi dovrebbe, diciamo così, trasformarsi in un processo e una conclusione di un processo che poi porterà all'autonomia. Dobbiamo appunto ricordarci che questa immaturità è ben accolta, e che, come diceva Winnicott, lo scorrere del tempo è solo appunto grazie allo scorrere del tempo che questa maturità, autonomia e crescita possono essere favorite. Quindi l'immaturità ce la teniamo tutta sostanzialmente, senza preoccuparcene troppo. Allora, sappiamo appunto, come dicevamo, che gli adolescenti hanno degli importanti compiti evolutivi,
Quindi, diciamo così, l'aspetto centrale, come dicevamo prima, è quello di sganciarsi, rompere proprio l'equilibrio precedente con le figure di riferimento per costruire appunto un equilibrio decisamente più, adulto, diciamo, e caratterizzato, diciamo così, da elementi diversi, tipici di una fase successiva. Quindi poter sperimentare in questo momento, in adolescenza, situazioni di crisi, entrare e uscire da queste fasi critiche, no? L'adolescenza è il periodo dei grandi drammi, no? Dei grandi sconvolgimenti emotivi, no? Sostenuti sicuramente, potenziati anche dai grandi scombussolamenti ormonali. È un'occasione unica, no, per arrivare a un equilibrio appunto più efficace. Un positivo passaggio adolescenziale permette infatti di prendere confidenza con le difficoltà e superare queste crisi servirà come modello per le crisi successive. In sostanza, non dobbiamo temere i grossi sconvolgimenti emotivi dell'adolescenza, perché è grazie a questi che riusciremo successivamente poi a far fronte alle difficoltà che l'età adulta o la tarda età adolescenziale ci presenta o ci presenterà. Quindi, come dicevamo prima, l'inizio adolescenziale è ben definito, quello che non è chiara è la fine, e che la pubertà, quindi lo sviluppo fisico, che è una sfida biologica importante, sconvolge tutto. Infatti, l'adolescenza è caratterizzata, diciamo così, da questo grande cambiamento, no? Anche quello che prima, su cui fino a quel momento, su cui prima, negli anni precedenti, avevamo puntato, ovvero la continuità anche corporea, viene a meno, inizia un cambiamento di cui non conosciamo l'esito. E l'adolescente appunto è sia eroe appunto, sia vittima di questo sconvolgimento che non sappiamo dove lo porterà. Come dicevamo prima, chiaramente questa fase non finisce, ma sfuma nell'età adulta. Molto velocemente, appunto come vi accennavo all'inizio, l'adolescenza può essere divisa appunto in stadi. Abbiamo una prima adolescenza che la si fa cominciare 1 o 2 anni dopo la pubertà, quindi siamo intorno ai 13-15 anni sostanzialmente. È il periodo della fine delle scuole medie ed è una fase caratterizzata proprio perché accompagnata da questo grande sconvolgimento ormonale. Lo vediamo molto chiaramente nelle femmine in termini di instabilità umorale, lo vediamo chiaramente nei maschi, soprattutto in termini di accrescimento fisico che avviene ad un ritmo velocissimo rispetto alle femmine. E questa fase è proprio la fase caratterizzata da l'imprevedibilità emozionale. Le emozioni sono violente e incontrollabili. Questo sia al femminile sia al maschile, chiaramente con modalità diverse. Ci sono degli eccessi di ira importanti ed è la fase in cui purtroppo l'aggressività, più che l'aggressività, queste emozioni appunto incontrollabili, quindi l'instabilità emozionale che comprende anche l'aggressività o la rabbia, vengono anche, sì, diciamo così, prendono anche percorsi legati a fenomeni di bullismo che purtroppo ci preoccupano tantissimo in questa fase. Allora, dicevo che questo è appunto un momento di emozioni violente che spesso vengono giocate all'interno dei contesti familiari, ma non solo, caratterizzano proprio inevitabilmente questa prima adolescenza e vedremo poi dopo che ci sono alcuni ragazzi che vivono prevalentemente questa espressione emozionale incontrollata
dentro i contesti familiari e non danno grossi problemi all'esterno, e invece preadolescenti o primi adolescenti piccoli, diciamo, che invece agiscono queste emozioni violente soprattutto fuori dal contesto familiare. E questo, come possiamo immaginare, è estremamente collegato al tipo di contesto, appunto, genitoriale in cui questi adolescenti vivono, quindi in cui fanno la loro adolescenza. Poi la fase successiva, che viene definita tecnicamente adolescenza media, che è quella dei 15-16 anni, una fase molto importante perché è la fase in cui generalmente si acquisisce un controllo emozionale, quindi le esplosioni sono limitate ad alcuni contesti magari, appunto, sempre solo all'esterno, solo all'interno, contesto familiare, ma decisamente più contenute. È una fase molto importante dal punto di vista dello sviluppo cognitivo, quindi una fase proprio che, come diceva Piaget, è una fase in cui si raffinano le competenze cognitive, in cui il pensiero ipotetico deduttivo si rende sempre più, sì, più raffinato proprio. E anche, infatti, se ci pensiamo, la fase in cui nelle scuole superiori si inizia lo studio della filosofia. Non credo sia un caso, non si inizia in prima superiore, probabilmente perché da un punto di vista cognitivo è molto difficile comprendere determinati concetti fino a quando chiaramente le strutture sottostanti non te lo permettono. Ecco, questa fase di adolescenza media, quindi tra i 15 e i 16 anni, è caratterizzata anche da una completa dedizione al gruppo di appartenenza, quindi è un momento in cui le figure di riferimento genitoriali passano, avevano già iniziato forse in prima adolescenza, soprattutto per le femmine, perché i maschi dal punto di vista dell'aggregazione sono un po' più tardivi, lo sono in generale, appunto, da un punto di vista dello sviluppo. Diciamo che tra i 15 e i 16 anni in primo piano arriva il gruppo di appartenenza, quindi le figure genitoriali vengono messe, appunto, in secondo piano, pur essendo chiaramente prioritarie per favorire, appunto, l'esplorazione. Cioè i genitori dovrebbero funzionare da base sicura, per cui il ragazzino fa esperienze all'esterno, ritorna nel contesto familiare dove comunque trova conforto e protezione e confronto rispetto a queste esperienze. Poi qui si aprirebbe un grande capitolo, ovvero il fatto che spesso i genitori lamentano la difficoltà di dialogo in questa fase. Allora, è una fase molto difficile anche perché queste conquiste cognitive favoriscono un dialogo molto più alla pari rispetto a quello degli anni precedenti. Cioè, se penso a un ragazzino a 13 anni, ha ancora delle giustificazioni, delle spiegazioni cognitive molto semplici. Cioè, gli dici: vabbè, come mai oggi non hai fatto il letto? Perché non mandava? Beh, bella risposta, no? Ecco. A 15-16 anni è chiaro che un ragazzino o una ragazzina sono molto più in grado di argomentare, quasi direi alla pari, e quindi mettono molto di più in luce anche le discrepanze che come genitori possiamo avere, no? Le incoerenze, le incongruenze. L'ultima fase, diciamo così, è quella della tarda adolescenza, che si dovrebbe concludere intorno ai 20 anni, ma come dicevamo prima, potrebbe sfumare nell'età adulta, in fase molto più avanzata, anche intorno ai 30 anni. Allora, in questa, diciamo così, periodo è un momento, diciamo così, molto più profondo, tra virgolette, proprio adulto, che è quello di formazione dell'identità, no? E quindi la fase in cui si definisce in maniera
più stabile la personalità, no? Non a caso, a proposito dell'introduzione della collega Brugnoni, è questa la fase in cui generalmente si cominciano a diagnosticare i disturbi di personalità. Non avrebbe senso prima, perché chiaramente non possiamo parlare di personalità strutturata fino a questa fase, diciamo, della vita. Prima stiamo facendo un po' le prove. È la fase anche in cui, come sappiamo, possiamo fare delle scelte relazionali e anche professionali un pochino più consapevoli, no? Spesso si introduce il tema della fatica nella fase delle scuole medie, ad esempio, a scegliere l'indirizzo per gli anni successivi, e in effetti è ancora un momento in cui un ragazzino è una ragazzina, i ragazzini, insomma, sono un po' persi, chiaramente, rispetto al loro futuro professionale. È quella fase, 13-14 anni, anche una fase caratterizzata dalla fatica nel proiettarsi in avanti così tanti anni. È importante il qui ed ora, o eventualmente domani, ma già un mese è un concetto temporale che non interessa a un adolescente tredicenne. A 20 anni chiaramente la capacità di proiettarsi nel futuro è di tutt'altro tipo, anche se, come dicevamo prima, troviamo adolescenti molto diversi, quindi troviamo adolescenti 27enni, mi viene in mente questo ragazzo, che ancora non ha trovato un orientamento professionale, per cui passa da una facoltà all'altra e non si definisce in nessun contesto né scolastico, ma men che meno lavorativo, chiaramente. Allora, cambia tutto, dicevamo, in adolescenza, e è un momento appunto sconvolgente da un punto di vista, ad esempio, del corpo. Quindi nei diversi momenti, dicevamo, in prima adolescenza l'accrescimento è rapidissimo e tumultuoso, proprio sconvolgente. Nella media adolescenza il ritmo rallenta, e nella tarda adolescenza più o meno si arresta. Quindi in tarda adolescenza anche il corpo, no, ti aiuta a dirti e a risponderti alla domanda, a rispondere alla domanda: chi sono io? No? Io sono fatto così, sono alto così, peso così, la mia configurazione fisica è questa, e quindi il corpo permette una certa stabilità anche in termini proprio di identità, chiaramente da un punto di vista corporeo. Da un punto di vista dello sviluppo sessuale, la rapidità è enorme in prima adolescenza, la media adolescenza chiaramente è la fase in cui iniziano le prime esperienze sessuali, nella media adolescenza si consolidano, e nella tarda adolescenza chiaramente lo sviluppo sessuale si stabilizza, e ci aspettiamo anche chiaramente da un punto di vista relazionale delle situazioni affettive di maggiore stabilità. L'immagine del sé e del proprio corpo cambia chiaramente, va verso la media adolescenza, verso un'immagine un pochino più realistica. Sapete quanto il corpo è importante in questa fase, perché attraverso il corpo passa spesso la sensazione di sentirsi accettati dai coetanei, no? Quindi soprattutto per quanto riguarda le femmine già in prima adolescenza, ma i maschi più verso la media adolescenza, il bisogno di sentirsi piacevoli o attraenti per l'altro sesso o per lo stesso sesso, comunque verso gli altri, è un concetto centrale, che dovrebbe evolvere verso, non sempre così, ovviamente, un'accettazione di sé nella fase tardo-adolescenziale. La sessualità, ne appunto parlavamo prima, è una gran confusione nella fase iniziale dell'adolescenza, perché gli stimoli sono confusi, c'è una grande irrequietezza, ma è sostenuta questa confusione da un'esplosione ormonale poco gestibile,
Nella media adolescenza inizia invece a prendere una direzione un pochino più definita, in tarda adolescenza invece appunto ci aspettiamo una capacità di relazioni più stabili. Il tema sessualità come clinici oggi rispetto, io lavoro da tanti anni, da più di 20 anni, è un tema che ha assunto una centralità notevole. Cioè, mentre credo che sia legato insomma a una serie di aspetti sociali, culturali, di cambiamenti sociali e culturali, me lo spiego così e non voglio soffermarmi oltre perché poi ci sono tante teorie che approfondiscono questo aspetto, però sempre più spesso oggi la crisi adolescenziale è accompagnata anche a una crisi dell'identità sessuale, per cui se 20 anni fa era meno probabile notare questi aspetti, magari c'erano ed erano semplicemente più coperti, oggi invece più spesso, sempre più spesso, vediamo adolescenti che si interrogano rispetto al proprio orientamento e che si sentono in confusione, una confusione che sostengono per anni, e quindi si può arrivare anche alla fase tardo adolescenziale ancora molto insicuri rispetto a questo aspetto, e l'insicurezza chiaramente sostiene di solito un evitamento rispetto alle relazioni intime. Per quanto riguarda invece il rapporto con i genitori chiaramente subisce un enorme cambiamento in questa fase, da una fase iniziale in cui l'ambivalenza la fa da padrone, quindi da una parte un grosso desiderio di libertà e di indipendenza dai genitori chiaramente, e al contempo un grande bisogno di dipendenza affettiva, quindi troviamo questi ragazzini che, soprattutto i maschi, ma anche le femmine, che sono, dicevamo, leggermente più in ritardo rispetto allo sviluppo, che pulsano per uscire con i propri coetanei, tornano a casa spaventati, tra virgolette, per le esperienze nuove, tra virgolette, che hanno affrontato, e si addormentano col pupazzo. Ecco, questo è l'esempio chiave di ambivalenza. Vanno verso chiaramente una media adolescenza dove vivono prevalentemente al di fuori, al di fuori della propria casa, della propria abitazione, fino ad arrivare a una tarda adolescenza dove ci aspettiamo un incremento di responsabilità, un armistizio con i genitori, cosa che nelle fasi precedenti invece non c'era, e la capacità, lo diciamo sempre ai genitori in terapia, di prendere i contenuti che fino a quel momento i genitori hanno tentato di trasmettere e di farli propri. Cioè, spesso succede che un genitore ti chieda: ma io tutto quello che gli ho insegnato, ma dove è andato, no? Ecco, nella fase tardo adolescenziale di solito torna, quindi ritroviamo nostro figlio, quello che avevamo lasciato intorno ai 12-13 anni, no? E quindi in qualche modo è rassicurante. Chiaramente il nostro ruolo come genitori cambia e diventano prioritari in questa fase. E diventa prioritario il ruolo del partner quando c'è, no? Nelle fasi precedenti invece chiaramente non aveva ancora possibilità di essere così centrale. I coetanei sono una tematica importantissima in questa fase. Nella prima adolescenza c'è un'imitazione e un bisogno di sentirsi chiaramente parte del gruppo, imitando gli altri, la fase in cui forse si risente di più dell'influenza anche negativa, ovviamente, del gruppo. È difficile dire dei no, è difficile opporsi a quello che il gruppo vuole fare, la fase in cui i genitori sono estremamente preoccupati delle amicizie, anche nella media adolescenza, perché è chiaro che in questa fase comunque rimangono
centrali le influenze che i pari hanno sul ragazzino, anche se chiaramente le incrementate competenze cognitive permettono a un ragazzino di essere un pochino più autonomo rispetto al pensiero magari comune del gruppo. Nella tarda adolescenza il gruppo invece assume un'importanza minore soprattutto quando c'è l'altro sesso, che, cioè il rapporto con l'altro sesso, comunque un partner. Non ci sento più. Ops. Ci sentite? Ci stanno dicendo che avete problemi di audio? Va bene, va meglio adesso? Io sento bene. Ok, allora posso riprendere. Scusate l'interruzione. Oggi la connessione. Oggi studi cognitivi non ci aiuta, di solito non abbiamo problemi. Allora, a livello di ideazione, la prima adolescenza è un momento difficile, come genitore lo confermo, siamo in un film parallelo. Quindi hai la sensazione di aver di fronte un soggetto, maschio o femmina, che sia assolutamente in aria, in un universo che non è lo stesso, per cui se tu dici porta per favore via la plastica e la carta e glieli dai in mano, uno lo riappoggia lì e porta via solo l'altro, perché non siamo collegati. Quindi a livello ideativo è un mondo parallelo quello della prima adolescenza. In una fase invece intermedia, quella della media adolescenza, l'interesse verso il mondo sociale è molto più spiccato, si diventa molto più capaci di comunicare, condividere le proprie opinioni, fino ad arrivare a una fase finalmente decisamente più realistica. Ripeto, questa tarda adolescenza che noi collochiamo intorno ai 18-20 anni potrebbe essere collocabile dai 18 anche ai 35, quindi è chiaro che dipende molto, come dicevamo prima, dalle esperienze che gli adolescenti fanno e dal quanto questo desiderio e bisogno, questo compito evolutivo di autonomia che passa attraverso lo sgancio delle figure genitoriali è poi permesso dalle figure genitoriali, e lo vedremo tra pochissimo. Anche i ruoli chiaramente cambiano nei diversi momenti dell'adolescenza, fino ad arrivare appunto a questa fase in cui l'identità si consolida e siamo in tarda adolescenza. Aspetto, diciamo così, centrale per il nostro incontro di oggi è il tema dell'autocontrollo emozionale. Allora, nella prima adolescenza, appunto, come dicevamo prima, complice anche questi sbalzi ormonali importanti, l'autocontrollo è visto come limitazione, quindi lo scoppio di ira, la manifestazione emozionale positiva, quindi la gioia, che esplodono in maniera ampia, no? Che dice, vabbè, ma cosa ridi così forte, no? Ma perché, cioè, ma cosa c'è poi da ridere? Ecco, cioè, l'autocontrollo in questa fase è proprio visto come limitante, per cui c'è un tentativo di sperimentarsi rispetto, chiaramente, all'espressione emozionale, no? Quindi ci si mette un po' alla prova. È chiaro che quando un ragazzino ride a squarciagola, vabbè, il proverbio diceva gente contenta, il ciel l'aiuta, perciò adesso non ricordo bene come dicesse, comunque va benissimo. Il problema è quando l'esplosione di rabbia è molto intensa. Allora possiamo trovare in effetti dei giovani adolescenti che si mettono alla prova anche rispetto a mi arrabbio tanto, lancio un oggetto mio, ma o anche un oggetto tuo. Chiaramente difficilmente lanciano il loro cellulare se sanno che noi non glielo ricompreremo, o il famoso joystick della PlayStation. Lanciano chiaramente cose, questo ci fa pensare che non è che sono improvvisamente impazziti. La perdita di controllo è una perdita di controllo
consapevole, ma è un tentativo anche un po' di vedere che impatto ha su di loro questa perdita di controllo emozionale e che obiettivi raggiunge all'interno, se li raggiunge, chiaramente comunque una conseguenza c'è sempre, nel contesto familiare o al di fuori del contesto familiare, perché non dimentichiamo che ci sono poi giovani adolescenti che tentano di perdere il controllo anche nel contesto scolastico, quindi mandando a quel paese un prof, e chiaramente è un modo anche questo per sperimentarsi, sperimentare il concetto di limite, che è un concetto chiaramente centrale in questa fase. Nella media poi, come dicevamo prima, gli adolescenti sono molto diversi perché provengono appunto da storie, percorsi, hanno genitori molto diversi e relazioni con i genitori di conseguenza molto diverse. Quindi è chiaro che troviamo dei primi adolescenti molto molto controllati, per cui ci diciamo, ma come fa questo preadolescente a nel suo percorso, diciamo, di crescita e di raggiungimento dell'autonomia? In effetti la domanda può essere: perché si deve controllare così tanto? La perdita di controllo può riguardare in questa fase, ma anche in quelle successive, anche l'autolesionismo, no? Che può avere un significato, comincia ad assumere un significato importante anche un po', dicevamo prima, per imitazione. Cioè, sempre 20 anni fa nessun preadolescente si tagliava. Oggi succede spesso, soprattutto al femminile, questo succede più spesso, adesso per fortuna non spessissimo, comunque succede più spesso che i giovani adolescenti tentino, no, l'autolesionismo. Anche questo può essere un modo per esprimere una grossa sofferenza, mettersi alla prova, confondere la sofferenza emotiva con una, nasconderla con una sofferenza fisica, o dirci qualcosa, oppure tante altre ipotesi che chiaramente vanno poi contestualizzate di situazione in situazione. Nella media adolescenza invece l'autocontrollo comincia ad essere riconosciuto come importante, ma chiaramente è sempre, può essere sempre difficile ottenerlo, considerando che le emozioni sono sempre vissute con un'intensità importante. Ci aspettiamo che nella tarda adolescenza sia raggiunto. Quando non è raggiunto, chiaramente la situazione si complica e naturalmente andiamo verso una situazione che comincia a prendere le caratteristiche di una situazione clinica, per cui sempre ricollegandomi al discorso della collega, è chiaro che quando il discontrollo è importante in fase tardo adolescenziale, non pensiamo più a un compito evolutivo, no? A una immaturità che ci aiuta a crescere, ma cominciamo a fare delle ipotesi chiaramente più complesse, perché siamo già in una fase in cui la personalità si è strutturata, e se l'autocontrollo non è raggiunto, è chiaro che ci avviciniamo a un ambito clinico, no? E sappiamo appunto che uno dei temi centrali, no, nei disturbi di personalità è appunto un concetto, un'idea di sé non definiti in maniera così sicura come ci aspettiamo da un percorso evolutivo nei canoni, non voglio parlare di normale perché sennò apriremmo un discorso grosso come una casa, nei canoni standard, ecco, nella norma statistica, mettiamola così, e in queste situazioni appunto dicevamo che si avvicinano al contesto clinico, anche il tema dell'autocontrollo è un tema caldo, diciamo, perché spesso appunto non è raggiunto anche a livello ideativo. Sicuramente quando ci avviciniamo all'area dei disturbi di personalità, l'ideazione non è
particolarmente realistica, anzi. L'armistizio, se torniamo al rapporto con i genitori, no? Non è una parola, diciamo, che caratterizza il disturbo di personalità. Le relazioni con lo stesso sesso, l'altro sesso, possono essere vissute anche queste in maniera molto intensa, ma molto poco stabile. La stima e fiducia in sé sono sicuramente più compromesse. Quindi diciamo che lo sviluppo normale adolescenziale ci porta, dovrebbe, diciamo così, rappresentare, dovrebbe essere rappresentato in maniera schematica all'interno di queste slide, quando vediamo degli aspetti diversi che non corrispondono ai periodi evolutivi o che non vanno a compimento, tra virgolette, ci allarmiamo un po'. Allora, nella fase, dicevamo, adolescenziale, abbiamo dei compiti evolutivi per arrivare alla conquista di autonomia e di indipendenza, che dovrebbe essere, diciamo così, il raggiungimento, dovrebbe corrispondere al raggiungimento dell'età adulta. Quindi ci aspettiamo che un adolescente riesca a separarsi dalla famiglia e individuarsi costruendo una propria immagine di sé. La separazione psichica dalla nicchia affettiva originale dovrebbe portarci verso una costruzione di identità separata e di uno spazio interiore privato. Ci aspettiamo la capacità di inserirsi nel gruppo dei coetanei, ci aspettiamo che un'integrazione della sessualità nell'immagine di sé con la costruzione anche di un ruolo sessuale. Ci aspettiamo lo sviluppo di un'identità sociale definita e l'avvio di relazioni sentimentali e sessuali. Sembra niente, in realtà, se ci pensiamo, è tanta roba. Forse è la fase evolutiva più delicata della nostra vita, no? È quella che ovviamente mette a dura prova il rapporto, appunto, dicevamo prima, con le figure genitoriali. Allora, senza dilungarmi troppo, perché mi rendo conto che il tempo comincia a stringere, allora, in generale volevo sottolineare questo, che gli adolescenti, appunto, sono stati dei bambini, come dicevamo prima, molto diversi tra loro. Sin dalla nascita noi sappiamo, no, che sono bambini che arrivano, nascono, arrivano al mondo, quindi mangiano, dormono, non piangono mai e quindi non mettono per nulla il genitore a dura prova, e altri che già dal primo giorno piangono sempre, dormono pochissimo, non rispettano i ritmi sonnoveglia, quindi il temperamento, che ovviamente ha a che fare con la genetica, è sempre molto diverso. Quindi gli adolescenti sono stati bambini molto diversi anche solo per caratteristiche temperamentali. Ci aggiungiamo poi le variabili più importanti, ovvero i bambini arrivano in contesti genitoriali molto diversi, sia per la formazione del contesto genitoriale, sia perché le coppie sono molto diverse, e costruiscono, hanno un sesso diverso, chiaramente faranno esperienze di vita diverse, ma soprattutto, e su questo ci tengo molto, insomma, chiaramente a porre attenzione, tengo molto a porre attenzione su questo aspetto, cioè e i bambini neonati instaurano quelle figure di riferimento, dei legami affettivi che si chiamano appunto legami di attaccamento, molto molto diversi. Non è che abbiamo una tipologia di legami di attaccamento infinita, abbiamo, se seguiamo il modello, diciamo così, della Menio, quello standard, quattro tipi di legami di attaccamento che i bimbi possono instaurare con le proprie figure di riferimento, che generalmente sono le mamme, ma ci sono anche i papà e non vanno messi mai in secondo piano. Ci sono anche dei nonni che hanno delle funzioni centrali nella crescita dei bambini.
Chiaramente, sulla base del tipo di relazione che questi bambini, prevalentemente sulla base del tipo di attaccamento che questi bambini instaurano ai propri genitori, ci troveremo adolescenti molto diversi. Provo a fare degli esempi perché è chiaro che questo argomento occuperebbe una giornata di riflessioni, no? Però con degli esempi magari riesco ad essere incisiva con un tempo anche molto limitato. Ovvero, voi immaginate, no, un adolescente, un bambino molto piccolo che incontra una figura genitoriale alla nascita che per motivi vari, tra cui anche motivi ormonali, attraverso una fase di depressione postpartum. Allora, questo bambino che ha un bisogno neonato, che ha un bisogno che è innato di protezione e conforto, cioè determinato in maniera biologica, come il bisogno di mangiare, dormire, fare i propri bisogni, eccetera. Questo bisogno, questo neonato ha lo stesso bisogno innato di sentirsi protetto e confortato, anche perché, come voi sapete, un neonato non sopravvive senza una figura di riferimento, a differenza del mondo animale, invece, in cui in alcune specie almeno sono già autonomi dal momento in cui vengono al mondo. Quindi abbiamo un bisogno innato di protezione e conforto, e questo neonato incontra una figura di riferimento che è presa dallo sconforto emotivo o dalla depressione postpartum. Allora, questa mamma è una mamma che è in grado di rispondere, chiaramente si spera almeno, ai bisogni fisici del proprio bambino, ma non è in grado di essere sufficientemente supportiva da un punto di vista emotivo. Quindi è un neonato che già sente nei primi mesi di vita che dare dei segnali di bisogno di conforto, che ovviamente vengono dati attraverso il pianto, l'espressione massima, no, di non verbale, di bisogno di conforto, sente che questo bisogno, invece di sollevare o attivare positivamente la figura di riferimento, questo bisogno crea un ulteriore appesantimento sulla figura genitoriale. E quindi, invece di garantirsi conforto e protezione, l'espressione degli stati affettivi negativi da parte del neonato allontana o appesantisce la figura di riferimento di cui questo stesso neonato ha bisogno per sopravvivere. Cosa impara quindi questo neonato molto presto nella vita? Che gli stati affettivi negativi, tipo la rabbia, la tristezza, la paura, se giocati nella relazione, diventano pericolosi perché allontanano la figura di riferimento. Questo neonato ha imparato quindi sin da molto piccolo questo e cresce con una difficoltà o fatica nell'espressione degli stati emotivi dentro il contesto familiare. Quindi ci aspettiamo un adolescente che avrà come dicevamo prima, un compito evolutivo come tutti da svolgere, ma l'espressione, l'esplosività, diciamo così, emotiva che generalmente ci aspettiamo, dicevamo, in una prima adolescenza, sarà impossibile o comunque molto ridotta da parte di questo ragazzino, perché è stato un bambino che non ha mai potuto permetterselo. Al contrario, se invece un bambino incontra una figura di riferimento con cui ha dovuto sempre lottare per sentirsi considerato, la classica mamma, tra virgolette, ambivalente, ovvero particolarmente in grado e capace di occuparsi emotivamente e fisicamente del proprio bambino, ma in maniera non costante, quindi il bambino ha sempre dovuto dare dei segnali verbali, prima non verbali, poi verbali e non verbali, per tenere alta l'attenzione della figura di riferimento su di sé,
È chiaro che arriverà in preadolescenza e poi in adolescenza estremamente preparato e quindi sarà un adolescente estremamente esplosivo che avrà usato e che continuerà da tutta la vita e continuerà a usare le emozioni per agganciare le figure di riferimento e quindi sarà un adolescente che esploderà prevalentemente nel contesto familiare e molto meno in un contesto esterno. Questo succede già da bambini, ci sono dei bambini che a casa vengono descritti dai genitori come dei piccoli terroristi e a scuola sono impeccabili. Questo per dire cosa? Che lo stile genitoriale, quindi lo stile e la relazione di attaccamento che i genitori hanno stabilito con i loro piccoli, quindi sin dalla nascita, determina chiaramente percorsi molto diversi. E visto che, per concludere, siamo in un contesto chiaramente clinico, quello che e nello specifico ci occupiamo di disturbi di personalità, quello che succede ad altri neonati è quello di incontrare delle mamme che invece di essere protettive di conforto sono minacciose. Quindi immaginiamo una mamma tossicodipendente, una mamma alcolista che va in coma etilico, immaginiamoci una mamma con un disturbo psichiatrico complesso, immaginiamoci un neonato che ha il bisogno innato di sentirsi protetto e confortato da questa figura, che è la stessa figura che, tra virgolette, ti dà da mangiare, quindi ti nutre, ma è la stessa figura che senti così minacciose da cui ti devi difendere. Allora, è chiaro che dentro una relazione di questo tipo noi non possiamo pensare che il genitore funga da regolatore emozionale né nell'infanzia e men che meno in adolescenza. Quindi troveremo degli adolescenti che sono purtroppo quelli che poi si avviano ai percorsi, poi per fortuna, parliamo di adolescenza, apro una piccola parentesi, siamo ancora, no, in tempo per, quindi non è che c'è una condanna a morte, proviene, è chiaro che se provieni da una storia così complessa, la disregolazione emotiva in adolescenza, nel contesto familiare o al di fuori del contesto familiare, è molto molto sentita, soprattutto perché chiaramente questi genitori che hanno tante difficoltà da un punto di vista emotivo, spesso storie pluritraumatiche, sono genitori che faticano, no, a dare comunque dei limiti chiari, no, che è quello che ci aspettiamo dai genitori in adolescenza. Poche regole condivise chiare, chiaramente l'infrazione, tra virgolette, di queste regole è un'infrazione che deve essere capita e comunque ascoltata, capita, e a cui bisogna dare un significato, non dico necessariamente punita con le fruste, anzi, però è chiaro che la trasgressione fa parte appunto del compito sempre evolutivo dell'autonomia di un adolescente. Ci sono chiaramente, se pensiamo ai genitori di quest'ultima categoria che vi ho descritto, l'ambivalenza regnerà sovrana, quindi è chiaro che sarà molto faticoso per appunto genitori con esperienze già così provanti riuscire ad essere coerente, quella coerenza che sicuramente è stata faticosa anche in tutti gli anni precedenti. Allora, io mi fermerei qua e ridò la parola alla collega, alla dottoressa Alessandra Brugnoli, e rimaniamo Grazie mille, Morena, della tua presentazione.
Quindi adesso di solito lasciamo appunto più spazio se avete domande o riflessioni rispetto a quanto è stato detto e tutte le cose che la Morale in poco tempo è riuscita a dire, insomma, per qualsiasi appunto, anche semplicemente condividere una vostra idea, scrivete direttamente nella chat che così possiamo leggere e rispondere alle vostre domande. Intanto che pensate magari a delle domande, mi collego a quello che diceva la dottoressa, appunto, proprio nell'ottica che il percorso che noi proponiamo, per i disturbi di personalità vanno da una fascia appunto dai 18 anni a 50, 60, secondo un po', insomma, delle situazioni, comunque partono dai 18 anni. E appunto, come è stato ripreso, l'elemento centrale con cui strutturiamo proprio i percorsi di gruppo è l'elemento della disregolazione appunto emotiva, che è poi alla base dei protocolli su cui facciamo riferimento sulla dialettica appunto comportamentale. Quindi, e la persona può accedere al nostro servizio in maniera autonoma oppure inviato dal proprio terapeuta individuale o dallo psichiatra, se c'è uno psichiatra di riferimento con cui noi collaboreremo, perché è fondamentale l'integrazione e proprio il lavoro parallelo e lo scambio, quindi, per far sì che il percorso così strutturato abbia effettivamente molto efficacia. Ci sono domande? Per ora. Sono parti che vi hanno stimolato. Se ci sono domande, fatecele. Se invece non sentiamo nulla, prima di rilasciare la parola alla collega, io vi saluto, vi ringrazio la partecipazione. L'argomento chiaramente è molto ampio, quindi in effetti ho cercato di riassumere il più possibile, ma richiederebbe sicuramente una riflessione più intensa e densa. Ecco, c'è una domanda. Sì. Leggo anch'io, comunque. Allora, la posso leggere per tutti, direi. Allora, se si ha una figlia giunta alla prima età adulta che non ha sviluppato una vita sessuale, questo la mette molto a disagio con i coetanei. Cosa poter fare per starle accanto? Allora, ecco, questa in effetti è una situazione che succede molto spesso, nel senso che molti ragazzi e ragazze giungono in terapia proprio per questo, perché confrontandosi chiaramente con i coetanei ci si rende conto di essere molto inesperti rispetto a determinati temi. Allora, io credo che la cosa più importante sia poi con l'adolescente quello di cercare di capire come mai ciò avviene. Allora, intanto bisogna capire quanta motivazione c'è da parte di un adolescente di andare verso una situazione come questa di intimità fisica, di vita sessuale. Mi spiego meglio. Ad esempio, mi è capitato varie volte di lavorare con, nello specifico, ragazze che avevano un grosso disagio da un punto di vista corporeo, legato magari molto spesso al sovrappeso, ma altre volte, ad esempio, a una configurazione, non so, del seno particolare, troppo piccolo, un seno diverso dall'altro, il che le metteva davvero decisamente a disagio rispetto al proprio corpo, e quindi la sessualità era evitata proprio per questa ragione. Quindi intanto bisogna capire le motivazioni. A volte non c'è nessun, tra virgolette, limite o
blocco da un punto di vista psicologico, ma si tratta anche di occasioni mancate, quindi a volte abbiamo sempre solo frequentato lo stesso gruppo. Non dimentichiamo che siamo in una fase pandemica, una fase in cui la possibilità, che già rispetto ai miei tempi, no, era ridotta, già è molto ridotta, perché spesso gli adolescenti escono in gruppo e non conoscono nessun altro, no? Stanno sempre insieme loro. Quindi adesso chiaramente usano altri mezzi, i social, le chat, eccetera. È chiaro che a volte è appunto una questione di possibilità limitata, altre volte invece c'è un'educazione molto rigida che impedisce, ad esempio legata, no, anche a valori, insomma, solidi, su cui non mi sento chiaramente di esprimermi, perché ognuno davvero ha i propri, e che impedisce però di avvicinarsi all'altro. Quindi bisogna comunque capire le motivazioni e cercare di rafforzare comunque il figlio, in questo caso, rispetto alle proprie qualità, alle proprie competenze, no? Soprattutto sottolineando il fatto che se si è in grado, capaci di credere in se stessi, è davvero una questione solo di tempo. Insomma, chiaramente l'importante è sempre valutare se non ci sono altri limiti che hanno impedito, e l'altra cosa sottolineare è cercare di capire se queste mancate esperienze appunto creano un disagio emotivo sopportabile, o se invece vanno a ledere poi troppo la stima in sé, e quindi conviene magari chiedere un aiuto più specifico, insomma, da un terapeuta. E questa, spero di aver risposto, insomma, era la prima domanda. Ah, aggiungo solo un dettaglio. Qualche anno fa, una ricerca svolta nei primi anni delle scuole superiori dimostrava che l'età media del primo rapporto sessuale rispetto agli anni precedenti, a decenni forse precedenti, al decennio precedente, si era molto abbassata. Quindi parliamo di 13 anni e mezzo per le ragazze e di 15 anni per i maschi. Quindi un'età molto molto bassa, per cui è chiaro che oggi arrivare a 20 anni senza avere alcuna esperienza sessuale inevitabilmente ti fa sentire, insomma, diverso. Allora, c'è un'altra domanda. Ah, ok, ho perso la questione dell'autolesionismo. Allora, come mai è frequente? La domanda era: come mai è frequente in questo contesto storico-culturale e prima non c'era questo problema? Allora, io credo che sia anche legato, prevalentemente legato, allora non è che l'autolesionismo anni fa non esistesse, diciamo che se a me adolescente mi dicevano: ma lo sai che ci si può tagliare, ci si taglia, o che la mia amica si è tagliata, io avrei sgranato gli occhi pensando come un'esperienza, non dico paranormale, ma più o meno, no? Adesso la diffusione chiaramente delle informazioni attraverso sia i social ma internet, preadolescente, anche un maschio a 11 anni, no, si confronta già con la possibilità di tagliarsi, farsi del male. Perché? Perché ha accesso alle informazioni, perché tra coetanei se ne parla, quindi con estrema frequenza, e quindi è chiaro che nella fase poi di imitazione tipica di questa età è più probabile che si diffonda, tra virgolette, si diffondano questi comportamenti come se fossero anche poi un modo per far parte del gruppo. Se andiamo indietro di appunto 30 anni o 35, quando ero adolescente, io era la prima sigaretta, era la sigaretta quella che ti permetteva di essere parte. Adesso chiaramente ci sono altri modelli che vengono forniti, e quindi conseguentemente l'autolesionismo è più frequente.
provare non significa poi, no, un disagio certo, diciamo, e quindi questo è importante sottolinearlo. Poi può essere, se Alessandra vuoi aggiungere qualcosa rispetto a questo aspetto? Sono tutte le domande. Ah, non le ho viste io. Io non le, forse perché non l'ho aggiornata. Vai, me le leggi te? Sì. Allora. Quando si lavora con la regolazione delle emozioni, quanto si rischia di renderle poco autentiche? Esiste il rischio di congelamento emotivo o di rinnegazione? Ok. Adesso su questo punto magari dico un po' di Morena. No, rispondi tu. No. Noi appunto all'interno del centro strutturiamo dei gruppi proprio finalizzati alla regolazione degli stati emotivi. No, in realtà è una questione di competenza finché il paziente, la persona riesce invece ad accedere a quelle che sono quelle più autentiche, nel senso che diciamo che alla base della nostra teoria cognitivo-comportamentale è che le nostre emozioni dipendono dai nostri pensieri, quindi molte volte abbiamo delle interpretazioni che facciamo dei nostri stati emotivi che vanno a potenziare l'intensità, la frequenza dei nostri stati emotivi. A volte abbiamo pensieri più catastrofici o di minaccia che rendono praticamente, come dire, più intensa l'emotività. L'idea di questi gruppi nel regolare l'emozione è una migliore emozione, un migliore avvicinamento, soprattutto per quanto riguarda le sue tendenze, che viene definito un po' un fondamento fobico dei nostri stati emotivi. Quindi un lavoro sulle emozioni un avvicinamento senza spaventanza, l'idea di dire far sì che capiamo qual è il significato dell'emozione e così riusciamo a mettere poi in atto un comportamento più utile, meno disfunzionale e meno potenziante l'emozione in una maniera di intensità da rendere fuori controllo. Quindi è un lavoro faticoso sicuramente, ma proprio nasce dal fatto che le persone che hanno una vulnerabilità emotiva maggiore le sentono molto intense e fanno fatica a comprenderle, tendono magari a volerle loro congelare, limitare, togliere subito, distrarsene. Il lavoro invece è proprio di avvicinamento, invece di prenderne atto, di accettarle, da questo strutturare poi come le andiamo a gestire. Quindi ci sono vari step nel percorso della regolazione emotiva. Spero di aver... Hai risposto assolutamente. Ce ne sono altre? Sì. Ma io non le vedo perché... Ma la situazione è molto complessa, ma è l'unico modo che ha per comunicare i suoi bisogni e per essere vista. Oddio, forse questa era un'affermazione di prima. Sì. Ok. Silvia si dice, mi scuso ma per problemi di rete ho fatto quello in ritardo. Volevo chiedere su quale approccio sarà basato il corso e le tecniche saranno insegnate, forse già state detto prima. Ok, i modelli su cui abbiamo riferimento sono quelli più riconosciuti e accreditati appunto per i disturbi di personalità, che è il modello della terapia dialettico-comportamentale della Marcia Linian. Poi facciamo riferimento per il gruppo sulla regolazione, sulla gestione e riconoscimento del rimuginio e della ruminazione del protocollo di Adria Wells, mentre per il percorso familiare al multifamily group e questi sono i riferimenti più riconosciuti appunto, su cui strutturiamo tutto il percorso. Ok, Elena chiede, situazione, genitore divorziato da 10 anni, mio figlio di 19 anni ora, allora 9, negli anni precedenti si sentiva in colpa della situazione dei genitori e da allora ha detto sempre sì a quasi tutte le richieste del padre, parzialmente lontano o poco presente, ne parlo con lui, anche le sorelle senza opprimere in qualche modo, mi chiedo talvolta cosa posso fare di più o di diverso. Allora, chiaramente, chiudi l'audio tu, chiaramente situazione particolare, cioè,
ovvio che bisognerebbe, per poter rispondere, conoscere la situazione specifica, no? E soprattutto bisognerebbe cercare di capire come questo ragazzo ormai 19enne, no, si sente rispetto chiaramente al papà, in questo caso a lei come figura di riferimento forse più costante, mi sembra aver capito che appunto il papà è poco presente, soprattutto bisognerebbe capire, no, come mai si sente così in obbligo, no, di continuare ad avere un rapporto con appunto questo papà. È difficile, no, dare dei consigli. Io credo che il modo migliore, soprattutto non conoscendo la situazione chiaramente, però credo che il modo migliore sia offrirgli comunque una possibilità di ascolto acritico, perché quello che tendiamo a fare chiaramente come genitori, avendo un ruolo anche educativo, è quello di tentare, no, di discutere, convincere, il figlio verso una direzione o verso l'altra. Invece l'ideale forse sarebbe quello di lasciare uno spazio in cui, come genitore, insomma, lasciare uno spazio dialettico ormai alla pari, perché parliamo di un figlio 19enne, in cui lui possa tirar fuori anche tutte le contraddizioni senza per forza che noi le dobbiamo ordinare, no? O lo dobbiamo, come dire, cogliere in ambivalenza o in conflitto. Basta dare forse l'opportunità di esplicitare. Poi ripeto, bisognerebbe entrare nello specifico della situazione, però mi viene da dire che comunque con un figlio 19enne, indipendentemente dalla difficoltà, bisognerebbe sedersi, come si suol dire dalle nostre parti, a bocce ferme, quindi anche molto noi tranquilli e predisposti all'ascolto, e visto che siamo esseri umani, non sempre chiaramente è così, e cercando di ascoltare anche tutte le contraddizioni e soprattutto cercare di capire anche cosa c'è dietro questi costanti sì, che possono essere il timore di deludere, possono essere il senso di colpa che poi il papà insinua, possono essere il bisogno di tenere bassa la conflittualità a seguito chiaramente di una conflittualità alta che ha vissuto nella coppia genitoriale. Chiaramente appunto ogni situazione è a sé, quindi si possono solo fare chiaramente ipotesi. Grazie comunque per la domanda. Allora io direi che non ce ne sono più, giusto? Adesso che ho ricompasso. Una condivisione, Federica appunto che dice condividere chiaramente. Sì, detto, sì, ok, dialoga. Va bene. Allora, se non ci sono più domande, come ci sembra, sono le 11.30, quindi siamo perfettamente nei tempi. Allora, io vi ringrazio, vi saluto, e lascio chiaramente, chiudo il mio audio e lascio la parola ad Alessandra, che anche lei vi saluterà a propria volta, e grazie di essere stati con noi, speriamo vi sia interessato. Arrivederci a tutti. E dico solo una cosa per salutarvi, appunto, come ho già detto, manderemo le slide e manderemo anche una brochure del centro, così se per qualsiasi altra domanda o a me o alla dottoressa fate riferimento appunto alla mail che troverete, ai contatti telefonici, per qualsiasi cosa non esitate a contattarci. Grazie mille per la partecipazione.